Fireflies con Yo City, Radio DJ, le 11.36, il crescendo di questa mattina, sì, è pazzesco. Se non vi è bastato, bravo, Liam Gallagher, tra poco c'è Aldo Rock. Will he be more rock and roll than Liam? Eh sì, è vero. Dopo i mods, cosa arrivano? I rockers, uomo. Prima devo ringraziare due ragazzi che si chiamano Flavia e Massimo, sì, che arrivano da Roma, sono anche due colleghi, visto che lavorano a Radio Mambo. Ah, che bello. Radio della capitale, no, che fa che tipo di musica, secondo Radio te? Radio Mambo, Radio Calypso. Perfettamente, e ci hanno portato una spettacolare torta. Bellissimo. Con foto commestibile, che tra poco verrà ovviamente giustiziata. Ma ora sigla, perché è tempo di rock and roll. Aldo Rock, come tutti i venerdì mattina su Radio DJ. Looking for adventure in whatever comes our way. Guarda, uomo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Per dirti quanto ti vogliamo bene, Liam poteva stare qui anche fino, sì, a mezzogiorno, ma io ho detto no. Gli ultimi 20 minuti le ascoltatrici in particolare, sì, si impiccano se, bravo, io mando in onda Aldo Rock. Bravo. E quindi eccoti qua. Ma grazie, con guarda, questa piccola responsabilità. Tra l'altro uno molto simpatico. Molto, molto, molto. Ma, non ti litigare mai. No, la prima ascoltatore ha detto, però che antipatico. No, veramente, vi giuro, no, che vi state sbagliando. No, no, è una persona, tra l'altro è di Manchester, vive a Londra. La prima cosa che gli ho chiesto: hai la Vespa? No, mi ha detto, ho la Lambretta. La Lambretta, visto come vestito. Sì, però comunque anche in Quadrofinia, io mi ricordo, era vestito proprio, sembrava uscito dal primo film di Quadrofinia, anzi dall'album dei You di Quadrofinia. C'erano comunque delle Vespe, cioè la Vespa si usava moltissimo, anzi credo che tuttora è uno status symbol in tutto il mondo. Sì, beh, la Vespa sta avendo un grande rilancio, ma non con il meccanismo dei mod, semplicemente la gente sta scoprendo nelle altre città, tipo appunto Londra, Berlino o New York, che forse è più comodo muoversi con due ruote, sì, che non su quattro. Comunque una protezione davanti. Sì, si è fatta apposta per quello. Allora, oggi c'è una cosa molto importante. Per la prima volta della storia dell'Ironman, quindi tutti diranno, ma parli sempre dell'Ironman. Beh, c'è una cosa veramente importante. Anche perché, perdoni, parlare di Ironman ci permette di prendere tre piccioni con una fava. Cioè quelli che nuotano, quelli che vanno in bicicletta, bravissimo, e quelli che corrono. Divulgo, velocissimo. Quindi, Ironman, vai Linus. Ironman è l'espressione massima del triathlon, vai. Quindi 3,8 km a nuoto, 180 in bici, 42 a piedi. Di seguito senza fermarsi. Prego. Allora, per la prima volta della storia un italiano è salito su un podio di un Ironman. Un italiano maschio? Un italiano maschio. Massimo Cigana nell'Ironman di Panama City, che è in Florida. Ah, non Panama City. Panama City è una città della Florida, in pratica tra Tallahassee e Pensacola, da come quelle, no, parti lì, per esattezza nel nord-ovest della Florida. Era un posto, c'erano addirittura il lancio della triglia negli anni 40, cioè, delle cose... Il lancio della triglia, ma come fai a saperlo tu? Ma sì, perché in un romanzo credo che ho letto, dove esiste il serpente Moccassino, cioè un posto veramente incredibile. No, siamo sull'Atlantico? Siamo sull'Atlantico? No, siamo nel Golfo del Messico. Anzi, e allora? Proprio a Panama City c'è una corrente che ti può far alzare improvvisamente l'onda, quindi tra i vari accorgimenti che danno prima di entrare in acqua, state attenti che c'è una corrente fortissima e ci potrebbe essere questo, loro hanno un modo di dire quando il moto è un po' onduoso, chomp, una roba un po' così. E quindi in Florida il Massimo Cigana è riuscito a arrivare terzo salendo sul podio, pensate, con il record dell'Ironman anche per un italiano. Chiaro. 8 ore e 28 minuti, quindi veramente un'impresa incredibile. Ma la cosa più incredibile, faceva caldo uomo? Beh, non faceva tantissimo caldo, perché novembre, Panama City il weekend scorso? Il sabato scorso, in pratica siccome siamo nella parte dell'anno in cui il sole tramonta prima, alla mattina puoi trovare anche i 40-50 Fahrenheit, con dei che picchi, sono i 3 o 4 o 5 gradi italiani. Ma no, neanche tanto, cioè sono intorno ai 10
45, ecco, quella temperatura lì, e può arrivare intorno ai 70, quindi diciamo con dei picchi quando il sole è a mezzogiorno. Il mare è protettissimo, vedo, da baie e baiette, sicuramente deve essere un po' piscinato. Chiaramente dove fanno la gara è un po' più protetto, comunque tieni presente che quella lì è sempre zona di uragani, gli uragani vanno da marzo a novembre, potrebbe sempre arrivare un uragano. Poteva piovere, ma non ha piovuto. Il tempo è stato buono, bellissimo, ed è arrivato terzo. Ma la cosa più incredibile, qui voglio arrivare, che sabato prossimo ci sarà il campionato del mezzo Ironman, sempre in Florida e sempre nelle vicinanze, a Clearwater, e lui parteciperà di nuovo. Quindi, capisci, un vero, non un Ironman, ma un vero uomo leone, cioè un piccolo leone. Dopo aver fatto quello, per lui in qualche modo era passeggiata. Uomo, è sempre dura, fare un Ironman è sempre dura. Chiamano Mumford & Sons, la canzone si chiama Little Lion Man, cioè Piccolo Leoncino, è un classico ormai di questa mezz'oretta con Aldo Rock. Posso darvi un consiglio sulla fruizione di questa mezz'ora? Ormai vale per la prossima settimana. Quando Aldo nomina una località, andate su Google Maps. Ah, per gli ascoltatori questo? Sai che è uno dei miei giochi preferiti, mi sembra di per capire volare, meglio. Di viaggiare. Per esempio, di cosa parli adesso? Adesso... Non di località. No, volevo spiegare un po' ai maratoneti... volevo, siccome oggi è un venerdì 13 molto grigio, io vorrei trasformare questa giornata, un po' così, in una giornata perfetta. Quindi io ho raccontato oggi della Florida, perché? Perché nella Florida c'è il cielo azzurro, c'è il mare trasparente, ci sono questi pesci belli colorati, ci sono le palme, c'è tanta frutta. Per un momento c'è tanta frutta, pensavo. Ci sono degli animali, ad esempio c'è un animale, il lamantino, hai visto? Che ricorda le sirene. Le chiamano manatee. Esatto. E questi animali bellissimi. C'è anche la famosa patata americana. Ci sono tante cose bellissime da vedere. Allora, io penso che per aiutare le persone a vivere questa giornata, questo venerdì un po' grigio, un po' milanese e italiano in genere, dovete pensare a organizzare bene la vostra giornata. Cari corridori, cari maratoneti, la prima cosa da fare è cercare di, in qualsiasi momento della giornata, pensare a ottimizzare e star bene. Quindi, volete andare a correre la mattina? Voi dovete già la sera prima preparare tutto vicino al letto, cioè non dovete svegliarvi la mattina con la voglia di cercare le scarpe, il pantaloncino corto pulito, dovete avere già tutto lì pronto vicino al letto, chiaramente la sveglia 5:30. Perché è l'ora migliore per andare a correre. Sì, avete capito bene. L'ora della tigre. Pensate che io quando vado a New York... L'ora della barretta quando è invece? La barretta è lo snack, l'ora delle 10. Le 10 è l'ora della barretta perché ci voglio arrivare dopo. Ah, quindi a New York le 3 di mattina è l'ora italiana. Quando hai svegliato quel poveretto che dormiva con te e gli hai detto svegliati, è l'ora della barretta. Esatto, erano le 10. Anzi, saluto il Guido Zubani, grazie Guido. Dunque, volevo dirvi questo. Allora, voi vi svegliate 5:30, potete fare anche una piccola colazione, perché comunque se voi non vi siete preoccupati la sera prima di mangiare i carboidrati, ecco qui la cosa che dovete fare. Se voi correte la mattina, la sera non dovete mangiare solo le proteine, dovete mangiare anche un po' di carboidrati, così avete le riserve. Allora fate un piccolo spuntino, poi uscite, correte, poi tornate, la doccia, la prima cosa che dovete fare non è accendere subito l'acqua calda, guai! Dovete aprire un po' quella fredda, perché se voi avete delle infiammazioni, dei dolori, l'acqua fredda è un toccasana. Un po' stile rugbista. Sì, proprio un paio, 30 secondi di acqua fredda. Per aspettare che vi si scaldi addosso, praticamente. Esatto, poi potete tornare tranquillamente a fare la vostra doccia calda. Comunque, quella doccia fredda iniziale vi aiuta. Poi vi preparate, andate in ufficio. Ecco che in ufficio diventa il vero problema, le email. Inbox tox, cioè le mail sono tossiche. Cosa fare in ufficio lo sapremo dopo questa canzone. 1, 2